punta del consorzio Festival Basket City, padrone di casa Paolo Bruni, che ringraziamo per l'ospitalità. Grazie a voi. Per un breve saluto. Sì, saluto tutti i tifosi, e diciamo che io sono nel consorzio praticamente dall'inizio, e quindi siamo partiti insieme al consorzio. E, la mia ditta, in questo caso, la parte degli elettroveicoli, quindi riguarda le biciclette a pedalata assistita. E abbiamo diversi modelli di biciclette, diversi modelli di monopattino elettrico, comunque tutto quello che riguarda l'elettrico. Mobilità sostenibile, sì, e ora è un periodo in cui va, sì, assolutamente. Direi intanto, Bob, di rompere il ghiaccio con Derrick, chiedendogli appunto come sta e come è andato finora il suo ambientamento a quest'ora. How are you and how are things going? How are things been going in Pistoia? I'm doing well. Everything in Pistoia is going well. For now, we are, you know, just practicing. We just got most of our team back because they were gone and with the virus. But everything is going good. I like the city of Pistoia. It's a beautiful, small city, and I have been enjoying my time here. Sto molto bene a Pistoia, le cose stanno andando bene, al momento ci stiamo allenando, per qualche giorno abbiamo avuto delle problematiche perché alcuni giocatori erano fuori con il corona, con il virus e non potevano, ora siamo ritornati praticamente, la squadra è ritornata al completo e per quanto riguarda appunto la città di Pistoia mi trovo molto bene ed è un posto molto carino. Prego, a voi. È una partenza per lui molto forte, soprattutto a livello di attacco. Vorrei sapere, ecco, come si è trovato con il sistema di gioco di Michele Carrea. You've been playing very well, especially with the points you're scoring, and they'd like to know how you feel playing with Carrera and his way of playing, his style, the coach's style. Well, I really enjoy playing with Mickey and the system. His system not only gives me a chance to showcase what I can do, but also my teammates. I think I have been scoring, but I think, you know, with his system, it also shows my passing and pick and roll and, you know, other things. But I just really like the fact that it's just not all about me. Like, everyone has a chance to make a play. Mi piace molto il sistema di gioco del coach. È vero, ho segnato tanto, però il suo sistema di gioco mi permette anche di mettere in mostro altre parti del mio gioco, i passaggi, il pick and roll, eccetera. E comunque non solo a me, il sistema di gioco dell'allenatore permette a tutti di dare il meglio di sé e questo è molto importante. Come Derrick conosce abbastanza bene il campionato di A2 e conoscendo appunto il campionato vorrei sapere secondo lui a che cosa può ambire Pistoia in questa stagione. You know the A2 league, A2 championship quite well, and knowing it well, what do you think the team, what the Pistoia team can do, where we can get to? Well, I think me and all of my teammates, we have goals to win, but I think we just have to take it one day at a time. I mean, just personally, I think we have a good, talented young team. We have good veterans with Mitch and Deshaun, and you know, we have some good young players that come and work hard every day.
And I think, you know, just if we take it day by day, who knows what will happen. Abbiamo senza dubbio talento, è un talento, un misto di talento fra giovani e anche veterani, però penso che sia importante andare avanti un giorno alla volta, allenarsi duramente, ma andare avanti un giorno alla volta e vedere cosa succede. Ecco, dopo queste due partite che sono riuscite a ottenere la vittoria, nonostante fossero solo 7 giocatori, cosa si sono detti nello spogliatoio e quanto ha aiutato per il morale anche poi per l'inizio della stagione? The last two games you played, even though you only had 7 players, and but you won both games, so what did that do for your morale and your self-esteem, you know, as a team? Well, I think it showed us that if we just play as hard as we can, you know, we can always compete. Just like I said, we have the talent, and if we play hard, you know, that's half of the fight. So I think, you know, I don't think it showed us anything, because, okay, I think it was important that we won with 7 players, but I think it's important that we have our whole team, and I think that it showed if we all fight and are always on the same page that most of the time we will have good results. Il fatto di aver giocato in 7 non era molto importante alla fine, cioè perché in 7 o in 10 ciò che ha dimostrato, che hanno dimostrato questi partiti, è che se giochiamo come sappiamo giocare e combattiamo dall'inizio alla fine, i risultati possono arrivare. Qualche domanda dei giornalisti che non sono presenti. Prima, come ha trovato la città di Pistoia in generale, come si trova in Italia, visto che appunto è già diversi anni che gioca qui? There are some journalists who aren't here and they had some questions. What do you think of the city of Pistoia? And since you've been playing in Italy for quite a long time, what do you think of Italy as a place? Oh, well, first I can start off with, I'll start off with Pistoia. For me, Pistoia, I love Pistoia. In my apartment, I have a view of like the mountains in the house. So for me, it's beautiful. It's like a painted picture. So just for the view, I think it's beautiful. And you know, it's a small city. It's quiet, because last year I played in Torino and it was more, you know, loud and more going on. But sometimes it's better to just have a more quiet environment, and I really enjoyed that about Pistoia. Per prima cosa voglio parlare del mio appartamento e la vista che c'è della mia finestra. C'è una vista che sembra dipinto, cioè delle montagne pistoiesi, e solo per questo vale la pena stare a Pistoia. L'anno scorso ero a Torino, una città molto più grande, rumoroso, forse più cose da fare, però devo dire che Pistoia mi calza quasi a pennello, è un posto proprio che mi piace tantissimo. Poi ancora una curiosità, durante il lockdown ha visitato per completare il suo ciclo di studi, se ci può raccontare com'è andata questa avventura. During the lockdown you took advantage of the lockdown to finish your studies. Yes. Well, I've been going to school for about 2 years, and I just happened to finish during the lockdown, so even if the lockdown did not happen, I was still finished, but it gave me more time to focus on my school, and I'm just happy that it's over. Sono 2 anni che frequento e vado a scuola, e
è capitato il lockdown durante questo periodo di studio e probabilmente che avrei senz'altro finito ugualmente gli studi in questo periodo, è ovvio che il lockdown mi dava più tempo di concentrarmi dovendo stare appunto in casa. Quando sei laureato? And what did you get your degree in? Or your multidisciplinary studies. Ok, sono questi studi americani, studi multidisciplinari, che non saprei tradurre. What can you do with the, you teach? No, you... Well, it's more like of an experience. So like for me, I gave my experiences on like my life out in, you know, Torino and, well, not Pistoia, but the year before I was in Turkey, Germany, and I just gave them my experiences on my life in Europe. Mm-hmm. And I just tied it into what I wanted to do after basketball, which is maybe coaching. So, you know, I just tried to tie it into that. In pratica, questo genere di studio prende ciò che fai nella vita, in questo caso i posti dove ho giocato e anche le culture, cioè Italia, ma anche la Turchia e altri posti, e riesci a diciamo mettere insieme queste cose con ciò che vorrei fare dopo che finisco di giocare, ed è quello di fare l'allenatore. Ultima domanda da casa: come si è trovato con Deshaun Sims, l'altro americano del club? And how with the other American player Deshaun, how are you, how do you get along, how are things? I mean I'm an easy guy to, you know, get along with. But just as far as me and Deshaun, I think we have a good, you know, I think he's my guy, just like Angelo and just the rest of my teammates. I have fun with all of my teammates. Io come persona mi trovo bene con tutti, e anche ovviamente con Deshaun, così come mi trovo bene con sottoscritto qui accanto e con tutti gli altri miei teammates, compagni di squadra.